Amici d'accordo, buonasera, anche perché ormai è pomeriggio inoltrato qui oggi per noi. Siamo venuti a trovare un nuovo amico per tutti i seguaci, gli appassionati di accordo. Siamo alla Dogal di Venezia, siamo con Andrea che è il prosecutore di una grande tradizione, terza generazione di produttori di corde che oggi vedremo legate alle nostre passioni della chitarra elettrica, del basso, della chitarra acustica, ma sappiamo tra l'origine dal violino insegna tutto, quindi violino, viola, violoncello sono state la base per poter sviluppare poi tutto il mondo moderno, quindi ecco le corde nostre per elettrica, per acustica, per basso. Tutto nasce ovviamente dal classico. Bene, allora adesso coglieremo l'occasione di andare a vedere come vengono preparate le corde e la grande esperienza che è messa in campo per arrivare poi al prodotto finito. Allora, alla base della produzione delle tue corde hai dei concetti innovativi che hai sviluppato, più che innovativi diciamo molto 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 personalizzati sulla tua linea di produzione. Sì. Una in particolare è questa cosa che hai in mano, è l'acciaio intrecciato. L'acciaio intrecciato che in questo momento abbiamo realizzato noi e che ci serve per la produzione di corde di violoncello e altamente professionali e che poi andremo a sviluppare anche per contrabbasso e per viola. Però questo concetto di acciaio intrecciato, che è un acciaio nostro costruito con i nostri macchinari, lo abbiamo anche fatto migrare nelle corde per mandoloncello e mandola, cioè dove possiamo la tecnologia del mondo classico la andiamo a riversare su altri tipi di corde, quindi in questo caso il mandoloncello, mentre le corde ad anima tonda, che nel mondo classico sono uno standard, cioè il mandolino, il violino, devono avere l'acciaio, il nucleo che è di filo tondo, così non succede nella chitarra elettrica, dove per necessità produttive sono stati introdotti negli anni gli acciai esagonali o acciai nichelati poveri di carbonio. Noi invece stiamo riprendendo la tradizione degli anni 60, introducendo il filo ad anima tonda anche nelle corde per chitarra acustica, già presenti sul mercato da qualche anno, e probabilmente nei primi mesi del 2010 lanceremo le corde in anima tonda per chitarra elettrica. Proprio per l'obiettivo è quello di dare al musicista una corda più piena, più performante e una corda piena di dinamica, di sustain con un grossissimo attacco. Allora, adesso vi facciamo vedere come si fanno le corde per mandoloncello con l'acciaio intrecciato che vi dicevo prima. Stiamo realizzando in questo momento una corda sol, che è la terza del mandoloncello. È quasi tutto manuale il processo. Il processo è manuale e d'altronde è il materiale stesso che non permette l'automazione, che il filo è molto tenero. Questa è la preparazione della base, a cui viene avvolto un filo tondo al carbonio, una nostra esclusiva, e il processo produttivo però viene fatto manualmente. È l'esperienza di anni di lavoro che garantisce una tolleranza di 2 centesimi dall'inizio alla fine della corda. Ogni corda alla fine del processo produttivo con un micrometro viene controllata in 4 punti separatamente per verificare che soddisfi i termini di qualità. Se la corda non rientra negli standard da noi stabiliti, la corda viene buttata via. Per estetica poi ovviamente viene messo del cotone che serve al musicista per identificare il prodotto e serve che noi nel diverso colore. Sì, diverso colore, la testa diciamo, è uguale, nera per tutte, se cambia il colore della coda identifica la nota che viene suonata. In questo caso abbiamo un intreccio di giallo. Più il nero perché identifichiamo che stiamo realizzando una corda di tensione strong, nel senso più tesa, perché qui sono corde per il mercato asiatico dove necessitano di un tiraggio leggermente superiore rispetto a quello da noi europei. E adesso la corda è finita. Pronta all'uso.
Allora, qui stiamo realizzando una corda per violino, precisamente la nota re, e sulla base di acciaio andiamo ad avvolgerci del rame rosso. Questo è il rame rosso. Questo è il rame rosso che viene infilato in avvolto sopra. Poi viene rettificato. La rettifica. E dopo abbiamo... Poi viene la fase più importante, la più difficile, che è la rettifica, che solo manualmente, c'è l'esperienza di mesi e mesi di lavoro, di pratica, che ti permette di portare una corda ad avere una tolleranza dall'inizio alla fine di soltanto 2 centesimi di millimetro. Per questa serie, che è la serie da studio, la serie professionale invece ha soltanto 1 centesimo di tolleranza. E questo dipende esclusivamente da lei? Eh sì. Qui abbiamo la corda, la verifica, viene controllata in 4 punti, e se sta all'interno di un intervallo, se è troppo alta si può ancora abbassare, se è sotto all'intervallo minimo stabilito viene buttata via, perché non abbiamo il peso sufficiente perché la corda dia la nota giusta. Il fatto che anche le corde da studio abbiano soltanto 2 centesimi di tolleranza dall'inizio alla fine garantisce che anche le quinte sono perfette, quindi veramente una precisione che al momento soltanto la manualità ci garantisce, nel senso che ci sono macchinari che rettificano le corde, però poi la corda è dura, rigida e non così morbida e flessibile come sono le nostre. Qui siamo in un angolo del tuo laboratorio che penso ti sia particolarmente caro, no? Sì, non è lo spazio consono, qui meriterebbero questi macchinari perché rappresentano la storia dell'azienda, però qui in questo angolo conserviamo quelle che sono state le macchine con cui mio nonno ha incominciato nei primi anni 50 a fare queste corde. Questa è addirittura la prima macchina che mio nonno comprò già usata all'epoca, con le teste in legno, e poi via via alcune macchine da lui costruite e inventate nella lavorazione del filo piatto, e teniamo qui questo angolo in attesa di uno spazio un po' più ampio dove poter realizzare un piccolo museo dell'azienda. Sono piccoli ricordi affettivi che sicuramente credo sia importante tenere in questa tecnologia frenetica. Un piccolo guardo al passato non guarda mai, anzi dico sempre che spesso le migliori innovazioni sono guardando al passato, dove possiamo prendere tanti spunti che ancora oggi non sono sfruttati. Allora, questo è il nuovo, tra virgolette, giocattolo, che ben giocattolo non è, che abbiamo introdotto in azienda per poter essere ancora competitivi noi come azienda artigianale nella costruzione di code per chitarra elettrica, nel senso che fino a prima di arrivo di questo macchinario le code sul pallino da noi venivano messe manualmente con una produzione di 1130 pezzi al giorno. Dobbiamo combattere con le macchinari americani che viaggiano a 8.000-9.000 pezzi al giorno, quindi veramente un abisso. Però noi non volevamo scendere al compromesso di cambiare i materiali per poter utilizzare i macchinari. Perché? Perché i nostri acciai sono acciai con più carbonio del normale e quindi hanno un effetto molla e un effetto memoria, per cui non è un acciaio perfettamente dritto al nostro, grazie a questo carbonio che però ci dà grandissimi vantaggi. Così ci siamo progettati e costruiti una macchina che permetta di poter occhiellare con il nostro acciaio. Abbiamo impiegato 18 mesi dalla progettazione alla realizzazione, però alla fine siamo riusciti a realizzarci questa macchina che ci permette di produrre 4.500 pezzi al giorno, che non sono sicuramente gli 8.000 a cui noi non miravamo, ma sicuramente è molto di più di quei 1.130 pezzi che facevamo precedentemente. E questo ci permette di rimanere ancora sul mercato senza dover delocalizzare, piuttosto che soprattutto dover cambiare materiali e quindi rincorrere la macchina. Invece noi vogliamo che le macchine facciano quello che vogliamo noi, è un concetto diverso. A differenza di mio nonno, che aveva soltanto 20 linee di produzione, quindi le corde per chitarra, la linea liscia jazz elettrica degli anni 60, e con l'avvento di mio papà in produzione abbiamo sviluppato tutta una serie di corde per strumenti da studio, per violino, viola, violoncello, anche nelle misure piccole per i bambini. E qui abbiamo proprio tutti i fili piatti con tutti gli ingranaggi di questi nuovi macchinari, dove
abbiamo la produzione del violoncello nelle varie note, le violine e il violoncello nelle misure per i bambini, nella linea in bronzo, nella linea cromo, nella linea stainless, che sono le tre linee di produzione che noi teniamo nella produzione delle corde a filo piatto, quindi in questo caso stiamo parlando di strumenti ad arco. Allora, abbiamo visto che le ragazze che lavorano nel tuo laboratorio hanno una componente manuale che rende tutto il lavoro svolto molto alto sotto il profilo dell'artigiano, però hai unito a queste doti manuali dei supporti tecnologici molto evoluti. E come hai gestito questo connubio, questo rapporto fra la manualità e la tecnologia con l'introduzione di macchinari a controllo numerico? È stata una cosa ben complessa, nel senso che alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, le macchine realizzate da mio nonno cominciavano ad avere una certa età e si trattava di capire che strada percorrere. La forza dei macchinari inventati da mio nonno è che riuscivano, ci permettevano di essere flessibili in produzione e realizzare qualsiasi corda il musicista volesse. Esistevano già delle macchine a controllo numerico sul mercato che però avevano grossissimi limiti e di conseguenza saremmo dovuti scendere a dei compromessi perdendo quello che era la nostra forza, che era l'artigianalità. Per cui nel 2002, grazie a un fortunato incontro con un meccanico appassionato e un ingegnere musicista, abbiamo incominciato a buttare giù degli schizzi sul trasformare le macchine meccaniche di mio nonno a dei controlli numerici, dove però io ero libero di poter avvolgere il filo che volevo, con lo spessore che volevo, quanti ne volevo e in qualsiasi verso. Abbiamo impiegato 2 anni alla realizzazione del primo prototipo, che è stato smontato 3-4 volte, e alla fine dell'ottobre del 2002 è arrivato il primo macchinario a controllo numerico, che devo dire in produzione non è che sia stato accettato favorevolmente, e adesso però non ci rinunciano più. Sono delle macchinari che non mi hanno aumentato tantissimo la produzione, hanno aumentato di un 20% la capacità produttiva, hanno però permesso di poter essere molto più flessibili nel cambiare il processo, le corde, quindi l'appuntamento del macchinario è molto più rapido, siamo molto più precisi rispetto al passato, ma siamo molto flessibili come lo eravamo prima, quindi abbiamo semplicemente anche dato un macchinario più facile per l'operatore, quindi questo era il concetto, e anche più semplice. Prima le ragazze erano veramente delle brave meccaniche, invece adesso molto più semplice col controllo numerico, dove però c'è bisogno di più attenzione, perché comunque sia l'elettronica così spinta ha dato dei grossissimi vantaggi, bisogna chiaramente conoscerle, e le stiamo conoscendo ancora adesso, però siamo veramente soddisfatti di quello che siamo riusciti a costruire che gelosamente ci teniamo nascosto. Bene, abbiamo fatto questa passeggiata nella tua impresa, per la quale ti facciamo i complimenti, e avremo modo di provare le tue corde a breve, sia per acustica che per elettrica. Di questo faremo una prova che sarà, diciamo, un po' il seguito di questo factory tour di oggi. Intanto ringraziamo Andrea Lavelli per questa bellissima chiacchierata e per tutto il tuo mondo, augurandoti, insomma, un bocca al lupo per... Grazie a voi di essere venuti a trovarci per diversi. Perfetto. Saluto a tutti voi, ragazzi.